La richiesta di aiuti di finanziamento è l'ingerenza, tra virgolette, finanziaria nella gestione della politica economica degli Stati membri. Ciò a cui stiamo assistendo, anche col trattato ESM, è una graduale trasposizione dei poteri tipici delle istituzioni democraticamente elette a istituzioni che comunque perseguono fini finanziari. E questo, se ci pensiamo, è anche un paradosso, perché l'economia sta andando a picco proprio perché la speculazione finanziaria non è adeguatamente contrastata e di sicuro l'idea della tassazione delle transazioni finanziarie non può nemmeno essere la soluzione, e questo penso che il professore Monti se ne rende chiaramente conto, perché lì dove noi non blocchiamo questa speculazione finanziaria che sta distruggendo l'economia reale, dunque una seria politica di sviluppo industriale, noi non usciamo. Se continuiamo a ragionare sul piano dei soldi e della finanza e della politica monetaria, senza ragionare sul fatto che o iniziamo a fare impresa, a sviluppare meglio anche le opportunità di lavoro, eccetera, oppure noi da questa situazione non usciamo. Io credo che anche i finanziatori stiano aspettando questo. Insomma, va bene continuare a indebitarci, va bene perché in realtà il fondo salva stati che cos'è se non un ulteriore indebitamento da parte degli stati, tenendo anche conto che, per esempio, solo per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia al fondo, noi dobbiamo uscire qualcosa come 125 miliardi di euro. Allora io credo che i cittadini debbano sapere che le politiche di austerity che vuole adottare il governo Monti, quest'ulteriore flessibilizzazione del mercato con la tendenziale abolizione della stabilità reale del posto di lavoro, non sono mirate ad un ulteriore sviluppo, ad un ulteriore investimento in Italia, bensì a finanziare un'organizzazione intergovernativa dove, ripeto, i soggetti godranno di immunità. Quindi è come se noi stessimo dando la nostra vita, il nostro futuro e quello delle nuove generazioni a dei soggetti che anzitutto non ci hanno spiegato perché ci siamo ritrovati in questa situazione. Dunque, secondo me, bisogna D'accordo. fermarsi un attimo. Lancio un appello ai giuristi, agli economisti, ma anche ai magistrati con questo discorso dell'immunità, e ragionare un attimo del perché siamo in una situazione di crisi finanziaria, perché se noi non capiamo qual è il problema, come possiamo attuare una soluzione adeguata?